Pace e gioia, fratelli e sorelle. Oggi la Chiesa ci fa celebrare la solennità della Pentecoste. È un giorno fondamentale, importantissimo per ciascuno di noi, perché è necessario che prendiamo consapevolezza di qual è la nostra condizione. Noi siamo chiamati a essere veri figli di Dio. Gesù ci ha mostrato cosa significa vivere da uomo come figlio di Dio. E noi sappiamo che tutto ciò che Gesù fece fu sotto l'influsso dello Spirito Santo. Gesù venne ad operare per compiere tutte le opere del Padre. Tutto ciò che Gesù fece fu nella piena volontà del Padre e tutto ciò che Gesù fece fu sotto la diretta azione dello Spirito Santo. Se vogliamo essere veri figli di Dio, come ci dice la seconda lettura, allora è necessario che anche noi ci lasciamo riempire dallo Spirito. È l'esperienza che fecero gli Apostoli il giorno di Pentecoste, quando erano riuniti per la preghiera secondo ciò che prescriveva proprio la legge ebraica, riuniti, e proprio durante la preghiera furono invasi dallo Spirito che si manifestò e venne a trasformarli, a rendere nuova la loro vita, a rendergli pienamente figli di Dio, secondo la promessa di Gesù. E perché questo possa avvenire, sono necessarie due cose: una, l'azione dello Spirito Santo, l'azione diretta dello Spirito Santo, e l'altra è la nostra partecipazione. Come voi tutti sapete, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo il giorno del nostro battesimo e l'abbiamo ricevuto ancora una volta nella confermazione. Quindi noi abbiamo già lo Spirito Santo, noi siamo tempio dello Spirito Santo. Però affinché lo Spirito possa operare è necessario che noi vi siamo docili. Noi possiamo diventare pienamente figli di Dio soltanto se rimaniamo docili alla sua azione, se lo ascoltiamo e se seguiamo le sue ispirazioni. Non è scontato, cioè il battesimo in sé non è sufficiente perché noi siamo figli di Dio. È sufficiente, è necessaria proprio l'azione diretta dello Spirito e la nostra accoglienza. Nel Vangelo il Signore ci dice che vuole abitare nei nostri cuori, che vuole vivere in noi e questo è possibile quando noi viviamo nell'amore, perché Dio è amore. La Scrittura si spiega sempre con la Scrittura, ogni passo della Scrittura è legata a tutti gli altri. E la Sacra Scrittura ci dice appunto che Dio è amore e chi ama, chi è in Dio, deve anche amare. Non si può dire di essere in Dio e poi non compiere le opere di Dio. È così, se noi siamo veramente cristiani, se noi ci riteniamo veramente figli di Dio, dobbiamo compiere le opere di Dio, perché un figlio non può che essere simile al padre. Sono i genitori che sono il nostro specchio, che sono coloro che ci hanno messo al mondo e noi abbiamo le caratteristiche, anche fisicamente, abbiamo le caratteristiche dei nostri genitori. E con il Signore deve essere la stessa cosa, si deve riconoscere una persona che è figlia da Dio proprio perché somiglia a suo padre. E chi ci abilita e chi ci consente di assomigliare al nostro padre, a Dio Padre? Lo Spirito Santo. Gesù fu riconosciuto appunto come figlio di Dio dalle opere che compì, dalle parole che disse, perché non erano le parole di suo padre, erano le azioni di suo padre. E anche noi, se vogliamo essere veri figli di Dio, dobbiamo lasciare libero lo Spirito di operare dentro di noi. Il Signore vi dia pace e lo Spirito Santo vi ricolmi della sua grazia e della sua presenza. Preghiamo, o Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione. Diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Buona domenica a tutti voi e pace e gioia.